Beh, è un esempio del saper fare milanese, eh? Una galleria del genere fatta in 2 anni è qualcosa che ad oggi lascia sbalorditi con i tempi che purtroppo, forse c'era meno burocrazia, chissà, però è qualcosa che dopo 150 anni è probabilmente più bella che all'inizio e che ha un futuro molto positivo di fronte perché si sta dimostrando il luogo cuore e simbolo di Milano. Due momenti clou ci saranno. Sì, una cena di beneficenza, abbiamo già venduto tutti i tavoli, ci sembrava giusto appunto fare un momento di festeggiamento e di raccogliere fondi per opere di bene. Poi però un momento più popolare, le bande, le grandi bande cittadine, le bande della polizia, dei carabinieri, per festeggiare il giorno e l'ora esatta del 150 centenario, e cioè il 15 settembre alle ore 12. 15 settembre, 100 anni fa, Vittorio Emanuele II inaugurò la galleria. Aspettate un coinvolgimento, una risposta. Bah, spero anche sia tanta gente, certamente sarà un bel momento, le bande si raduneranno alle 10:30, ci sarà un'ora e mezza che da Piazza Reale appunto arriveranno fino all'ottagono, per cui sì, penso che ci sarà molta gente. Oggi c'è stata anche la candidatura alla convention LGBT. Sì. Come mai questa scelta e poi le polemiche ci sono state da parte di Decorato che ha detto che coccolate più gli omosessuali, dovreste... su quale comunicato dovreste occupare lo stesso modo della famiglia? No, beh, io quando Decorato so già cosa dirà, perché poi alla fine qualunque cosa facciamo non va bene, quindi non avevo neanche guardato, come non guardo normalmente i suoi commenti. Rimane il fatto che io coccolo Milano. Un evento del genere può portare 30.000 persone a Milano. Allora, qualcuno sta seduto e commenta e fa tweet, qualcun altro lavora e io voglio sempre stare dalla parte di quelli che lavorano. Quindi per l'indotto soprattutto. Ma sì, ma per l'indotto, ma anche perché è un messaggio, insomma, è un messaggio di coerenza, no? Questo lo per rispondere, non è che coccoliamo, cioè qui credo che il tema del lavoro a Milano sia un tema fondamentale, quindi ogni buona iniziativa noi ci siamo. Però al di là di tutto, io invece, al contrario del Corato, sono ben contento che un mondo che è un mondo importante, significativo nella nostra comunità, decida che è interessata a Milano. Milano, per essere chiaro, non è l'unica candidata, ci sono, da quello che capisco, 2 altre candidate molto serie. Quel congresso viene fatto una volta negli Stati Uniti, una volta all'estero. Nel 2020, insomma, io ci spero molto. La decisione, da quello che ho capito, avverrà in novembre, è un mese cruciale. Perché per l'EMA. Esatto, che è, ovviamente, con rispetto per il congresso, è certamente più importante per Milano, però insomma sarebbe bello fare una bella doppietta in novembre. Va. Milano cosa mette sul piatto per questa candidatura? Ma una grande volontà, disponibilità, la nostra capacità organizzativa. Oggi nel discutere con il CEO di questa organizzazione gli ho ricordato di come siamo stati bravi e capaci a organizzare eventi, a gestire eventi e di come alla fine in questi eventi venga fuori il pragmatismo milanese, cioè i milanesi si rendono conto che magari fanno anche qualche sacrificio logistico, ci può essere un po' più di movimento in città, ma portano reputazione alla città e portano business. Quindi è più facile quando racconti di buona intenzione avendo una storia recente alle spalle che ha funzionato, e questo loro l'hanno capito benissimo. Avviene normalmente nel mese di maggio, mese bello per Milano perché è il mese in cui ci sono tanti eventi, appunto dall'Archi Week per esempio alla Food Week, un mese che dal punto di vista del meteo è un ottimo mese, per cui insomma io ci spero molto. Tornando alla cena, lei ha detto che la forza di Milano sta nell'unire il centro con la periferia, questa iniziativa va in questa direzione? Va in questa direzione perché adesso al di là di tutto noi la facciamo perché è bello festeggiare i 150 anni della galleria, è doveroso, però 300.000 euro che dovrebbero essere appunto il saldo netto tra i 900 più o meno paganti per 500 euro e le spese,
sono soldi che verranno dati alla Caritas e chi li impiegherà evidentemente laddove c'è più bisogno, quindi nelle periferie. Cerchiamo di non perdere mai occasione per rimanere fedeli al nostro modo di essere. Grazie. Italia ha dato sullo stop al bando per le moschee, quali sono adesso i prossimi passaggi? Non lo so, devo ancora verificare un po' e domani ci vedremo con i nostri uffici. Io ribadisco la mia idea, a Milano i luoghi di culto sono tanti, piccoli, a volte nascosti, ma com'è normale che sia in una città in cui ci sono 70.000 islamici, la mia idea è che a regole date è molto meglio che ci siano dei luoghi visibili e trasparenti. Grazie. Grazie.